L'invecchiamento è una fase naturale della vita, ma è importante invecchiare bene. L'obiettivo della geriatria è quello di ritardare il declino funzionale e mentale, mantenendo autosufficienza e miglior qualità della vita possibile nell'anziano. A Barletta, presso la sala convegni del Brigantino, la terza edizione della giornata di aggiornamento geriatrico. E questo è un argomento che negli ultimi anni sta andando, non dico di moda, ma si sta vedendo quello che è la necessità assistenziale sul territorio. La particolarità di queste giornate, infatti grazie anche al collega Mimmo Gambatesa, che effettivamente è il terzo anno che si organizza su Barletta un evento del genere, dà la possibilità di unire tutte quelle discipline che interessano naturalmente la salute dell'anziano, che si affacciano all'assolvere quelle problematiche dell'anziano, ma nello stesso tempo i vari setting di cura, dall'università all'ospedaliero e al territorio. Noi cerchiamo naturalmente di coinvolgere tutti i colleghi, perché la necessità giustamente dell'anziano si sviluppa sia in ambito di ricerca nell'università, in ambiente universitario, sia per quanto riguarda le acuzie in ospedale e poi sul territorio quella che è l'assistenza più continuativa. Un convegno scientifico di altissimo valore organizzato dall'AGE Puglia in primis dal dottor Domenico Gambatesa. Un confronto costruttivo tra esperti sul processo curativo assistenziale delle persone anziane, che chiama in causa i versanti biologico, psicologico, sociale e sanitario, dice Gambatesa, lanciando un significativo messaggio. Problematiche cliniche assistenziali del paziente anziano sono sempre più richieste come aggiornamento continuo, non solo dalla classe medica geriatrica, ma anche da diverse specialità che sono presenti in questo congresso, che è un congresso in cui si parla un linguaggio scientifico-tecnico prettamente geriatrico. Cosa si fa materialmente per la terza età? Ecco, ci dovrebbe essere una maggiore rete territoriale anche tra il medico e gli esperti, gli specialisti. Quali le novità che emergono? Per quanto riguarda le novità territoriali, purtroppo in questa fase in cui c'è un deficit finanziario nazionale non si sta facendo moltissimo per creare delle reti assistenziali di natura sociale, però si sta facendo moltissimo per quanto riguarda la ricerca geriatrica. Basti pensare che gli ultimi premi Nobel sono stati attribuiti a ricercatori che hanno individuato alcuni meccanismi fondamentali del processo di invecchiamento. Anche quest'anno nel corso del convegno consegnata la targa Ruggero Lattanzio per l'eccellenza in geriatria, insignito di riconoscimento il professor Vincenzo Solfrizzi dell'Università Aldo Moro di Bari. Onorata così la memoria di Lattanzio, chirurgo barlettano scomparso 30 anni fa, storico primario e direttore sanitario dell'ospedale di Barletta, fondatore dell'AVIS e del primo centro immunoematologico della regione Puglia.